Teatro greco, costo di concessione esorbitante, proteggiamo le rappresentazioni classiche. Rischia di essere un danno grave per lo svolgimento della stagione di rappresentazioni classiche l'aumento del costo di concessione del Teatro greco di Siracusa. A dichiararlo l'onorevole Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico, in relazione al recepimento da parte della regione siciliana della norma nazionale, decreto ministeriale dell'11 aprile 2023, che disciplina la determinazione minima dei canoni per la concessione d'uso dei beni in consegna a istituti e luoghi della cultura statale, che aumenta in maniera esponenziale il canone di concessione per l'utilizzo del Teatro greco. Dai 170.000 euro attuali, aggiunge Spada, si passerebbe circa 340.000 euro. Per questo ho presentato una richiesta di audizione urgente in Quinta Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, in cui sono stati convocati il direttore generale dei beni culturali, l'assessore a ramo Roberto Scarpinato, e il sindaco di Siracusa in qualità di presidente della Fondazione Inda. La norma nazionale prevede che gli enti partecipati dallo Stato, come l'Inda, non debbano essere soggetti all'aumento del costo di concessione, ma nel recepimento da parte della regione siciliana questa parte è stata esclusa. Il deputato regionale aggiunge: la realizzazione della stagione di rappresentazione classica al Teatro greco è fondamentale per la provincia di Siracusa, non solo dal punto di vista turistico ma anche da quello economico, grazie all'indotto non indifferente di spettatori provenienti da tutto il mondo. Per questo ho chiesto immediatamente l'audizione dei diversi soggetti coinvolti, con l'obiettivo di scongiurare l'annullamento della stagione, che creerebbe un danno grave a tutto il territorio.